Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi voglio portare delle notizie, o meglio la notizia relativa alla roadmap per le prossime patch che verranno rilasciate per migliorare l'esperienza di gioco di Dragon's Dogma 2. Ma prima di entrare nel vivo del video, lasciate che vi dica una cosa a proposito del discorso delle microtransazioni del video scorso. Con il tempo ci siamo abituati a concepire le microtransazioni come qualcosa di inevitabile all'interno dei titoli al lancio. E la cosa che ho letto più spesso è stata la seguente frase: vabbè, ma sono comunque oggetti presenti in game, se uno non li vuole, non li compra e pace. Personalmente lo ritengo un pensiero sbagliato e credo che una parte dell'utenza che ha reagito negativamente al lancio del gioco lo ha fatto anche a causa delle scarse performance dello stesso. Poi consideriamo che nella pagina di Steam, oltre agli elementi che erano presenti in separata sede nella Deluxe Edition, che tra parentesi avevamo visto nel video del pre-order e che ho reputato inutili, ci sono oggetti che vanno a migliorare l'esperienza dell'utente. Ok, non si possono considerare pay to win perché non sono cumulabili, li potete trovare in game e sono ad uso singolo. Tuttavia si definiscono come un aiuto a pagamento per agevolare l'esperienza di coloro che hanno poco tempo per giocare. Perdonate ragazzi, ma a casa mia questa affermazione vuole comunque dire pay to win, anche se penso che il termine più corretto sia un aiuto a pagamento per ingrassare le tasche di un'azienda che ha rilasciato un prodotto povero in performance, ma non si è fatta assolutamente problemi a rilasciare del contenuto legato alle microtransazioni. Comunque ragazzi, al di là delle discussioni sterili di tutto quello che è stato detto, ritengo che il fenomeno delle microtransazioni legato a un contenuto o comunque un titolo a pagamento sia il male. Soprattutto se il titolo in questione, Dragon's Dogma 2, viene venduto a un prezzo decisamente molto alto. Comunque ragazzi, prima di entrare nel vivo della notizia, questa è una mia inamovibile opinione, io la penso così. Non voglio creare flame, non voglio creare polemiche, voglio solo che voi sappiate come la penso a proposito. Ma adesso andiamo al video. Il primo weekend di Dragon's Dogma 2 non è stato il clamoroso successo di lancio che Capcom sperava dal punto di vista della community, ma i numeri confermano il gioco come il miglior lancio di Capcom su Steam. Migliaia di giocatori hanno ricordato a Capcom la quantità smodata di problemi con la versione PC del gioco, sui quali Capcom ha già detto che provvederà a correggere. Secondo il tweet dell'account ufficiale su X, la roadmap per gli aggiornamenti futuri del gioco includeranno un'opzione per rimuovere la sfocatura dei movimenti, una cosa che creava non poche complicazioni. Avremo la rottura del blocco dei 30 fotogrammi al secondo nel gioco e soprattutto offriranno la possibilità di una nuova partita. Quindi, ricapitolando, stanno pianificando una serie di aggiornamenti per Dragon's Dogma 2 su tutte le piattaforme, incluse PlayStation 5, Xbox Series X ed S e Steam. Questi aggiornamenti saranno progettati per migliorare l'esperienza di gioco in vari modi. Per cominciare, aggiungeranno la possibilità di avviare una nuova partita anche quando sono presenti dati di salvataggio pregressi. Questo darà ai giocatori più flessibilità nel loro approccio al gioco. Inoltre aumenteranno il numero di oggetti dell'arte della metamorfosi disponibili presso le gilde delle pedine, fino a 99 unità. Questo dovrebbe rendere più accessibili e disponibili gli oggetti per i giocatori che desiderano cambiare l'aspetto dei loro personaggi. Hanno anche deciso di anticipare la disponibilità della missione per ottenere una propria dimora nel gioco. Questo consentirà ai giocatori di salvare e riposare prima nel proprio rifugio, offrendo loro un punto di riferimento più tempestivo nel mondo di gioco. Naturalmente risolveranno anche vari problemi come la visualizzazione del testo e risolveranno bug che potranno compromettere l'esperienza di gioco complessiva. Per quanto riguarda le console di nuova generazione, introdurranno opzioni per attivare o disattivare l'effetto sfocatura dei movimenti e il ray tracing nelle impostazioni del gioco. Inoltre, come abbiamo detto prima, daranno ai giocatori la possibilità di scegliere il frame rate tra variabile o massimo 30 fotogrammi nelle impostazioni del gioco, con la certezza che tali modifiche non avranno un impatto significativo sulle prestazioni, ma restate pur tranquilli perché stanno già pianificando ulteriori miglioramenti del frame rate per futuri aggiornamenti. Per quanto riguarda Steam, ci sarà un miglioramento della qualità grafica quando è abilitata la risoluzione Super DLSS. Ci sarà anche una risoluzione di un problema in cui i modelli apparivano di bassa qualità con alcune impostazioni specifiche.
Quindi ragazzi, Capcom ovviamente si è messa in moto, non poteva rimanere a guardare, anche perché le problematiche al day one riguardano sempre i giochi, comunque hanno riguardato la maggior parte dei titoli negli ultimi 10 anni a questa parte. Penso che la maggior parte delle problematiche riscontrate a proposito del frame rate avrebbero potuto risolverle ancora prima del lancio del gioco, ma questa è una mia opinione personale. Sta di fatto comunque che Capcom rilascerà, comunque manterrà il gioco aggiornato nei prossimi mesi. Ma adesso veniamo a un'altra parte della notizia in questione, che questa fa un po' più ridere e che immaginavo già dal video del pre-order. E riguarda appunto la presenza di una mod per Dragon's Dogma 2 che aggiunge 99 oggetti per cambiare l'aspetto a basso costo, mettendo completamente in ombra le microtransazioni di Capcom meno di 24 ore dopo il lancio. Capcom, come avevamo detto poco fa, aumenterà il numero di tomi, l'arte della metamorfosi, disponibili fino a 99, risolvendo così uno dei principali motivi per cui si potrebbe voler utilizzare questa mod. Tuttavia ciascuno costerà ancora 500 cristalli Rift, anziché soli 10 gold. Questi oggetti sono necessari per cambiare l'aspetto del vostro personaggio e sono disponibili solo tramite il gameplay in quantità limitate, quindi la loro vendita tramite microtransazioni ha suscitato inevitabilmente polemiche. Bene, meno di 24 ore dopo il lancio del gioco, un modder ha già creato una mod per la versione PC di Dragon's Dogma 2 che fa sì che un vendor ne venda esattamente 99 di questi per circa 10 gold ciascuno. A quanto pare la mod risulta particolarmente sicura, infatti si può giocare tranquillamente connessi online e direttamente connessi ai server di Dragon's Dogma 2 e non ci sono particolari complicazioni, quindi è tutto molto fattibile. Che dire ragazzi, sono particolarmente compiaciuto della cosa. Nei video scorsi avevo addirittura detto che ci sarebbero volute settimane per vedere mod di questo tipo, invece, ripeto, in meno di 24 ore abbiamo ottenuto già i primi risultati. Primi risultati contro l'avarizia di Capcom legata alle microtransazioni. Quindi, bravi modder, è così che si fanno le cose. Comunque, scherzo a parte ragazzi. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per la visione del video, noi ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti, sicuramente porterò ancora Dragon's Dogma come avevo già detto, perché sarà un contenuto che porterò anche per durante tutto il mese di aprile, comunque cercherò di farlo. Ad ogni modo, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!